spieghi il tuo quadretto, ci leggi il tuo quadretto? Tu lo vedi? Sì, ma dai, se ti prendi col dito, se lo smaneggi un po', io te lo devo girare di più. lo vedo. No, no, devi solo leggerlo. Il mio paese di origine. Ed io avevo pochi giorni. Me gustaría avere un anno per andare dove mi pare. Quando avevo un anno, me gustaría avere 6 anni per capire meglio le cose. A 6 anni me gustaría avere 11 anni per entrare in seminario e farmi prete. Questa magari non è vera perché sono entrato in seminario proprio l'ultimo giorno e non lo so perché. A Fano, stavo al seminario a Fano, maggiore. A 11 anni mi gustaría avere 23 anni per avere una parrocchia tutta mia. Vado avanti. Sì. Quando ho avuto la parrocchia tutta mia a 20 anni e la parrocchia si chiamava e si chiama ancora oggi Precicchie, mi gustaría avere 35 anni per andare in America Latina. Quando sono ritornato dall'America Latina abbiamo preso per chiesa, quando è stata fondata questa parrocchia, il Garage Leporoni. A 40 anni mi gustaría costruire una chiesa come dico io. Poi a 70 anni, qui alla Sacra Famiglia, dopo 30 anni di parrocchia, mi gustaría avere una comunità che prega, ama e opera insieme. Adesso quanti anni hai, Don Nicola? A 76 76 anni che ti gustaria? da morì perché c'ho una gran paura di morire come te fanno morire adesso con tanti e tanti anni e tante sofferenze. Ecco, trova pace Don Nicò, voci fuori campo oppure vaffanculo. Fantastico, Tu vedi, fantastico. una cosa di questo genere già poi. E Così qui c'è tutto, c'è il sunto proprio. quello ha fatto mia figlia, tutte e due le figlie.